io comincerò a parlare di quello che il presidente De Zotti ha definito il povero funzionario che porta la croce, che giuridicamente dall'articolo 31 però viene qualificato come responsabile unico del procedimento. Quindi cominciamo a parlare, ad approfondire, a leggere assieme la linea guida numero 3. Mi aiuterò con delle slide, come abbiamo fatto sempre, con la speranza che si leggano. Sì. Allora, una brevissima introduzione, che già ho fatto nell'incontro del 9 marzo. Il tanto criticato codice dei contratti ha sicuramente delle direttrici che comunque meritano apprezzamento. Lo sforzo che vediamo in molte norme contenute nel nuovo codice dei contratti è quello in qualche modo di qualificare gli operatori del settore degli appalti pubblici, e questo sia sul fronte degli operatori economici privati, ma soprattutto sul fronte delle stazioni appaltanti. Questo perché nella visione che il dottor De Zotti qualificava come tedesca, e che non siamo riusciti a cogliere in maniera compiuta, il codice spinge, cioè vede al mercato degli appalti non più con riferimento al singolo procedimento, ma con riferimento all'intero sistema, all'intero mercato. Per il legislatore del 2016 gestire questo mercato complesso, sicuramente fatto di tanti singoli procedimenti che però meritano una visione unitaria, richiedeva come condizione, perché la riforma fosse efficace, la qualificazione delle organizzazioni che appunto questo sistema gestiscono. Come il codice ha cercato di intervenire spingendo sulla qualificazione appunto degli operatori del mercato degli appalti pubblici, attraverso sistemi diversi che abbiamo già visto nell'incontro precedente, come l'aggregazione della domanda, la centralizzazione delle committenze, e un intervento importante, ancora inattuato, ancora incompiuto in massima parte, di qualificazione delle stazioni appaltanti, realizzato essenzialmente attraverso gli obblighi di centralizzazione delle committenze. Un altro intervento di cui poi parlerà appunto il dottor Burti è quello della qualificazione dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, che devono essere nominate nei procedimenti che si svolgono col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E l'ultimo punto è quello di cui tratteremo stamattina, è quello della professionalizzazione del RUP, come attraverso la previsione di puntuali requisiti culturali e curriculari che nell'articolo 31 vengono individuati in maniera, diciamo, generica, in maniera attraverso delle prescrizioni di base, e che poi vengono rinviati e che poi vengono puntualmente invece declinati in termini di normazione di carattere secondaria. Uso questo termine senza entrare ovviamente nel merito di tutte le questioni che stamattina giustamente ha sollevato il dottor De Zotti a proposito del fatto che le linee guida di ANAC possano o meno essere considerati atti con efficacia normativa. Diamo per scontato che in qualche modo lo siano. Dicevo che l'intervento appunto delle linee guida di ANAC sulle funzioni, sulle competenze, sulle modalità di nomina responsabile del procedimento, essendo queste linee guida, come vedremo, a carattere vincolante, hanno indubbiamente in senso lato, in senso sostanziale, efficacia normativa. Il responsabile del procedimento che l'articolo 31 disciplina nella materia specifica del codice dei contratti non è, lo sappiamo tutti, una figura nuova nell'ordinamento giuspubblicistico. Il responsabile del procedimento è stato introdotto come figura ed è stato normato già nel 1990 con la legge 241, e in relazione al fatto che il codice dei contratti regola dei procedimenti che sono dei procedimenti speciali rispetto al procedimento amministrativo generale regolato dalla 241, le norme si pongono in rapporto di mutua integrazione, nel senso che laddove la funzione, le responsabilità del singolo dirigente non siano disciplinate dal codice dei contratti in maniera diversa, con un procedimento di eterointegrazione, si applicano automaticamente le norme contenute nella 241.
fissate questo principio perché poi la giurisprudenza ne ha fatto puntuale applicazione nei casi controversi che poi andiamo a vedere. Quindi rinveniamo la disciplina del responsabile unico del procedimento nella legge 241 e nell'articolo 31 del codice dei contratti come norme di rango primario, come disciplina attuativa di dettaglio invece le linee guida numero 3 che sono state revisionate e nella stesura oggi in vigore vengono rubricate come nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni. La legittimazione all'emanazione di queste linee guida deriva dall'articolo 31,5 del codice dei contratti. Lo leggiamo assieme perché le parti che vedete evidenziate in grassetto, in eretto, sono aggiunte con il correttivo. L'ANAC, dice l'articolo 31, con proprie linee guida, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal presente codice in relazione alla complessità dei lavori. Con le stesse linee guida, l'articolo 31 demanda il compito di definire anche l'importo massimo, la tipologia dei servizi e dei lavori e delle forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, col direttore dei lavori o col direttore dell'esecuzione. Quindi sostanzialmente di individuare i casi in cui non c'è compatibilità tra le diverse funzioni in capo ad un unico soggetto. Le linee guida che riguardano appunto il responsabile unico del procedimento, a seguito del correttivo, assumono carattere vincolante per l'intero contenuto. Nell'esposizione del dottor Zezzotti emergeva il fatto che le linee guida possono avere carattere vincolante o non vincolante, che questa distinzione non è sempre immediatamente intuitiva, tranne le ipotesi in cui sia lo stesso codice a qualificare le linee guida come carattere vincolante. Il criterio discretivo può essere dato in termini, come dire, empirici dal fatto che le linee guida abbiano una funzione integrativa del precetto di base con un sistema che in altri ambiti del diritto si chiama delle cosiddette norme in bianco, vale a dire la norma primaria descrive la fattispecie astratta ma rimanda a atti normativi di grado secondario, come nel caso specifico potrebbero essere linee guida di ANAC vincolanti, la definizione puntuale dei contenuti della norma primaria, in mancanza dei quali, peraltro, la norma primaria non è in condizione di esplicare efficacia. Quindi questo è il criterio che ci può servire in mancanza di una specifica qualificazione come vincolante o meno della linea guida per individuarne l'efficacia, la caratteristica. Indubbiamente le linee guida numero 3 hanno carattere vincolante, proprio perché l'articolo 31 demanda loro il compito di definire tutta la disciplina di dettaglio. Col correttivo, dicevo, le linee guida numero 3 sono diventate linee guida vincolanti per l'intero contenuto, anche per la parte relativa alle modalità di nomina che nella versione introdotta, nella versione diciamo del codice del 2016, non aveva copertura normativa. Il codice del 2016 e il correttivo per le modifiche che ha portato, che hanno rafforzato la presenza del RUP nell'ambito del procedimento, le sue funzioni e le sue responsabilità, confermano il ruolo centrale che il RUP assume nell'intero ciclo dell'appalto, non solo come project manager dell'intera procedura, ma anche come presidio di garanzia, lo diceva appunto il dottor De Zotti prima, dell'anticorruzione, della legalità dell'azione amministrativa del potere amministrativo che si esercita nel procedimento per l'affidamento di servizi, di lavori, servizi e forniture. Questo deriva effettivamente dal fatto, la considerazione la faceva forse meglio di come la posso fare io, appunto, il presidente del TAR, che il codice
continua ad essere, a mio modo di vedere, impropriamente, condividendo la posizione appunto del dottor De Zotti, gravato da esigenze di ordine pubblico che potrebbero stare in normative esterne e delle quali non dovrebbe essere gravato il responsabile unico del procedimento. E sappiamo come la nostra giornata quotidiana nelle pubbliche amministrazioni è piena di adempimenti che nulla hanno a che fare, che riguardano sì la stipulazione dei contratti, ma che potrebbero essere, che sono esterne ad esse, come le comunicazioni all'osservatorio, tutte le norme relative alla pubblicità e alla trasparenza che sono imposte, sono state imposte dall'articolo 29 del codice dei contratti, ma che si rapportano al decreto legislativo 33 del 2013, che è esterno e che riguarda tutte le attività della pubblica amministrazione. Fatto sta che proprio per rimarcare questo carattere pubblicistico della funzione svolta dal responsabile unico del procedimento e l'utilizzo di questa figura anche in termini di presidio di legalità e di anticorruzione, le linee guida declinano questi principi. Innanzitutto il fatto che RUP è un pubblico ufficiale. Ora, non per mettermi nella schiera dei detrattori di cui sicuramente faceva parte il presidente del TAR, ma ad esempio posso dirvi che questa affermazione contenuta nelle linee guida è per certi versi superflua e per altri versi fuorviante. Superflua perché è indubbio che i dipendenti che abbiano funzioni dirigenziali, funzioni direttive, quali deve avere il RUP, e che siano dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, traggono il fatto di essere pubblici ufficiali non dal fatto che delle linee di guida di ANAC ci qualifichino come tali, ma perché siamo legati all'amministrazione da un contratto di servizio che questa qualifica ci attribuisce. Ed è fuorviante per altri versi, perché non credo sia così, in quanto chi è pubblico ufficiale, chi è incaricato di pubblico servizio, chi è incaricato di pubblico servizio di necessità deriva da norme diverse da quelle del diritto amministrativo, ma sono contenute nel diritto penale, nel codice penale. Non ritengo sia possa essere qualificato come pubblico ufficiale il RUP, per esempio, che presta servizio nelle imprese pubbliche o negli organismi di diritto pubblico che hanno personalità giuridica di diritto privato e che sono obbligati a non a nominare il RUP secondo la disciplina che è propria delle amministrazioni aggiudicatrici, quali comuni, province, le altre amministrazioni dello Stato, ma ad applicare, a individuare soggetti che svolgono quelle funzioni in via analogica. Ora, in quel caso ovviamente, ma faccio riferimento per esempio alla società di gestione degli aeroporti, che in massima parte sono società che hanno società misto pubbliche e private con prevalenza di capitale privato. Lì i contratti sono sicuramente contratti di diritto privato a tutti gli effetti, non contratti pubblici privatizzati come i nostri. Quindi è ben difficile che il dipendente di società di questo genere, che devono comunque applicare in tutto o in parte il codice dei contratti, possono essere qualificati come pubblici ufficiali, saranno incaricati di pubblico servizio, e la differenza non è di poco conto, perché ai fini del codice penale gli incaricati di pubblico servizio non rispondono di tutti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma solo di alcuni. Sempre nella logica che deve essere presidiata l'idoneità morale del responsabile unico del procedimento, proprio per la sensibilità all'attività corruttive, che l'attività che svolge ha, le linee guida confermano il fatto che il RUP non possa essere nominato RUP che sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei delitti che il codice penale inserisce nel capo primo, titolo secondo, cioè i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Per fare le ipotesi più estreme, dalla concussione alla corruzione all'omissione di atti d'ufficio. Vi ricordo peraltro, ora questo non per incutere timore, che vi sono invece dei reati di cui rispondiamo, il RUP in particolare risponde direttamente, che sono previsti dal codice dei contratti, quali ad esempio la rivelazione di segreto d'ufficio nell'ipotesi in cui venga palesato all'esterno durante lo svolgimento della gara, ma anche in una fase antecedente, che vi siano stati dei soggetti che hanno mostrato interesse a partecipare alla gara oppure che abbiano già presentato offerta.
Il collegamento tra il RUP e le esigenze di trasparenza, legalità e anticorruzione che caratterizzano il codice dei contratti si deriva anche dalla prescrizione, questa è l'ultima prescrizione che è contenuta nelle linee guida di ANAC, secondo cui il RUP deve scrupolosamente attenersi alle prescrizioni che sono contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e ovviamente, questo riguarda tutti i dipendenti, peraltro nel codice di comportamento approvato dall'amministrazione da cui dipende. Andiamo a vedere ora le linee guida, analizziamo puntualmente le linee guida di ANAC, ci soffermiamo su quelle parti che la cui applicazione pone problemi operativi. Questo perché? Perché le linee guida di ANAC sono fatte ovviamente da soggetti che probabilmente a volte non hanno avuto grande pratica con la gestione delle procedure di gara e quindi hanno una visione concettuale, ideale, romanocentrica, mi viene da dire, delle procedure, e pongono a volte delle regole che ovviamente per la loro genericità si prestano a difficoltà applicative in contesti per esempio amministrativi minori come sono i comuni di piccole dimensioni con organici molto molto limitati e dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista delle professionalità presenti. Il codice degli appalti diciamo che pone delle regole di fondo che invece il codice del 2006 non aveva a proposito della fase formale nella quale il RUP deve essere individuato. Le linee guida sviluppano l'articolo 31 nei termini in cui andiamo a vedere. Si stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, di una concessione delle stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di un altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge questa funzione, non essendo un soggetto onnisciente con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, e viene precisato inoltre che il soggetto che provvede alla nomina deve rivestire una posizione apicale all'interno dell'unità organizzativa. Questa norma era pensata per risolvere, ma non riesce nell'intento, le difficili relazioni che all'interno della struttura si creavano allorquando la nomina veniva fatta da soggetti in posizione di parità dal punto di vista ovviamente gerarchico, o addirittura succedeva l'inverso, nel senso che per ragioni di incompatibilità era un soggetto, per esempio nel caso dei comuni di categoria D, che nominava un dirigente. Col vecchio codice questo poteva accadere, col nuovo, così come interpretato le linee guida di ANAC, non dovrebbe più accadere. Il problema però che si può porre andiamo per ordine, quindi chi provvede alla nomina? Abbiamo detto che deve essere il soggetto che nella struttura organizzativa, quindi ufficio tecnico, servizio lavori pubblici, questo riguarda in linea, come dire, guarda all'organizzazione interna di ogni singolo ente. La nomina del RUP deve essere fatta con atto formale dal soggetto dirigente, responsabile del servizio, posizione organizzativa, che si pone comunque in termini apicali rispetto alla struttura in cui il RUP è inserito. Quando si deve provvedere alla nomina? Anche in questo caso l'articolo 31 dà delle indicazioni in un certo qual modo chiare, con un dubbio che andremo ora a chiarire, però identificando l'atto con il quale il RUP deve essere nominato, nell'atto di adozione e di aggiornamento dei programmi di quell'articolo 21,1, cioè il programma biennale degli acquisti e delle forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, che come sapete ha una struttura, abbiamo il nuovo decreto, il decreto è stato emanato recentemente, una struttura istruttoria e decisionale che un po' ricalca il contenuto del vecchio DM del 2005. Quindi nell'atto in cui
con la delibera, che di solito è una delibera di giunta, con la quale il programma triennale o il programma biennale viene adottato, già in quel momento deve essere stato formalmente nominato il responsabile unico del procedimento. Come sapete, nel programma confluiscono solo gli acquisti e le forniture e i lavori di un importo superiore a certa soglia, quindi per quanto riguarda gli atti che stanno, i procedimenti che stanno al di sotto di quelle soglie, la nomina del responsabile del procedimento deve essere fatta con l'atto con cui si avvia il singolo intervento non incluso in programmazione. Ora, ho letto dei testi che ci aiutano nell'operatività giornaliera e normalmente si individua quest'atto nell'avviso, nel bando, nella lettera d'invito con cui il procedimento viene avviato per la fase di affidamento. Secondo me è un'interpretazione sbagliata soprattutto successivamente all'entrata in vigore del correttivo, che ha introdotto, come sapete, due nuovi livelli di, potremmo dire, di pre-progettazione, cioè ha confermato che la fase della progettazione si struttura nei tre livelli che sono lo studio di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Però, per semplificarci la vita, ha anche previsto che prima dello studio di fattibilità debbono essere redatti due documenti che sono documenti di indirizzo. Il primo è il cosiddetto quadro esigenziale dei bisogni. Si tratta di una sorta di relazione nella quale il RUP o chi per lui deve indicare qual è il bisogno che l'amministrazione intende perseguire, ma soprattutto dimostrare che questo bisogno non è un bisogno sentito da lui stesso, ma è sentito dalla collettività. E in generale descrivere quali sono i mezzi attraverso i quali le possibili alternative, i mezzi attraverso i quali questo bisogno può essere soddisfatto. L'altro documento che è stato introdotto e la cui descrizione trovate all'interno dell'articolo 3 del codice è invece il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Anche questo è un documento che prima era contenuto all'interno dello studio di fattibilità e che ora è stato scorporato e che impone al responsabile unico del procedimento di individuare tra le tante soluzioni tecniche possibili qual è quella che massimizza il risultato in termini di effetti per il soddisfacimento del bisogno della collettività, minimizzando l'impiego di risorse. A dirlo è semplice, poi a farlo credo che sia un po' più complicato. Però se è vero che bisogna operare queste scelte prima dell'avvio dello studio di fattibilità, ne dobbiamo derivare come conseguenza che il responsabile unico del procedimento deve essere nominato nel momento in cui parte il quadro esigenziale e non nel momento in cui poi viene incardinata la gara o il procedimento competitivo attraverso la pubblicazione del bando, dell'avviso di gara, peraltro nel quale il nominativo del RUP, come sapete, deve essere obbligatoriamente indicato. Quindi abbiamo visto chi nomina il RUP, quando il RUP deve essere nominato. Andiamo a vedere chi può essere nominato come RUP. Questo ovviamente, la slide che leggiamo ora è quella che ricaviamo direttamente dall'articolo 31. Poi dobbiamo vedere come questa prescrizione è stata puntualmente declinata in termini di requisiti di inquadramento giuridico e di requisiti di professionalità dalle linee guida di ANAC. Quindi il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa, inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive. In effetti l'articolo 31 dice: la norma richiede che il dipendente sia dotato del necessario inquadramento giuridico. L'ANAC l'ha tradotta in questo modo, inserendo il di ruolo e inserendo la prescrizione che il RUP debba essere un dirigente o debba essere un dipendente con funzioni direttive. Nel caso di carenza, avendo poi pensato ovviamente che la richiesta di inquadramento giuridico nei termini in cui l'andiamo a descrivere potesse essere eccessiva in considerazione della strutturazione organica degli enti di minori dimensioni, si consente, nell'ipotesi in cui vi sia carenza in organico
nell'unità organizzativa del dirigente o del dipendente con funzioni direttive, di scegliere tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Ovviamente questa affermazione apre un mondo di considerazioni che magari poi approfondiremo. Intanto completo l'excursus. Avendo l'articolo 31 reso obbligatoria l'adozione di un atto formale per la nomina del RUP, la prima domanda che ci si deve chiedere è: quali effetti si generano sul procedimento amministrativo nell'ipotesi in cui il RUP non sia stato nominato con un provvedimento formale? Non è che la cosa non si sia verificata, e probabilmente continua a verificarsi anche ora in strutture che, come dicevo, sono piccole, nelle quali l'organico si riduce a 2-3 dipendenti e, come dire, magari si pensa all'operatività e non si pensa alla formalizzazione degli atti. Però il fatto che questa regola dell'atto formale sia stata elevata a rango legislativo, un problema lo pone, cioè ci dobbiamo chiedere che cosa succede nel momento in cui la nomina del RUP non sia stata fatta con un atto formale assunto, tra l'altro, dal soggetto individuale competente, quindi dirigente o responsabile dell'unità organizzativa. Ho iniziato l'illustrazione dicendo che il procedimento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture è un procedimento, come dire, di specie, speciale, rispetto al procedimento generale che è disciplinato dalla legge 241 del 90. E del rapporto di specialità o del rapporto di genere a specie tra i due procedimenti ha fatto applicazione la giurisprudenza in quell'ipotesi in cui ce ne sono due sentenze recentissime, quindi una addirittura successiva all'entrata in vigore del correttivo, come vedete, in cui si era verificato, in cui la giurisprudenza, cioè il TAR, in questo caso Emilia Romagna e TAR Toscana, hanno dovuto decidere su impugnazioni avverso delle aggiudicazioni nelle quali, tra i vari profili di legittimità, veniva anche dedotta la mancanza di formalizzazione dell'incarico al RUP. Allora, nei casi appunto esaminati, entrambi i TAR hanno deciso che, proprio per il rapporto di specialità, trova applicazione l'articolo 5 della legge 241, che in termini generali prevede che, laddove il dirigente dell'unità organizzativa o i responsabili dell'unità organizzativa non abbiano provveduto all'individuazione formale del RUP, le funzioni vengono automaticamente assolte dallo stesso dirigente preposto all'unità organizzativa o comunque dal soggetto che si pone nell'unità organizzativa in termini di apicalità. Certo, dirlo è facile. L'applicazione di questo principio ad alcuni casi concreti non lo è altrettanto. E vi faccio riferimento ad una ipotesi possibile, vale a dire nell'ipotesi in cui l'automatica investitura del dirigente a svolgere le funzioni del RUP non sia possibile perché il dirigente abbia svolto, per esempio, l'incarico di progettista per appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro e quindi si trova in una situazione di incompatibilità. In questo caso mancherebbe il RUP e il dirigente non potrebbe svolgerlo perché c'è un'incompatibilità legale che non può essere superata. Ora, io non ho dubbi che in casi di questo genere il procedimento debba considerarsi inficiato, perché la presenza del RUP comunque in tutte le fasi, proprio per le ragioni che abbiamo detto, tra cui la garanzia di legalità, di buon andamento, eccetera, eccetera, è fondamentale perché la procedura possa considerarsi legittimamente svolta. Questo, ripeto, è uno dei casi possibili, altri se ne potrebbero verificare. Altra questione che nei comuni si è prospettata è quella se il segretario comunale possa svolgere le funzioni di RUP. Anche qui, diciamo, le soluzioni non sono state univoche. La difficoltà a ritenere che il segretario comunale possa svolgere le funzioni del RUP è legata al fatto, ribadisco, che con il
e che se si è verificata col correttivo, di avere previsto che il RUP debba essere dipendente di ruolo. Ora, a stretto rigore, sappiamo che i segretari comunali non fanno parte dell'organico dell'ente a cui sono assegnati e quindi, se si dovesse applicare in termini letterali la disposizione, si dovrebbe conseguentemente escludere che il segretario comunale possa svolgere le funzioni del RUP. La scarsa giurisprudenza che c'è sull'argomento ha invece risolto la questione in maniera diversa, ritenendo, lo leggiamo assieme, che il collegamento tra il ruolo del RUP e dipendente del ruolo deve essere inteso non in senso formalistico, ma casomai funzionale rispetto all'esigenza degli obiettivi della stazione appaltante, per cui un segretario comunale può essere anche responsabile unico del procedimento in relazione a più gare, ma a noi interessa il fatto che, cioè, la questione è che possa essere responsabile unico del procedimento. Nel caso specifico non solo era stato designato, nominato come responsabile unico del procedimento, ma all'interno dell'atto formale di nomina avevano inserito un'elencazione di procedimenti nei quali questa funzione doveva essere svolta, e secondo il ricorrente il fatto di avere inserito l'elencazione di più procedimenti violava la prescrizione che era nell'articolo 31, per cui la nomina deve riguardare il singolo procedimento. Questo l'abbiamo detto. Allora, chi può essere nominato RUP? E cominciamo a parlare quindi dei requisiti professionali del RUP. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, dice l'articolo 31. Nell'ipotesi, e vediamo poi, andremo a vedere a breve, come questi requisiti sono stati puntualmente declinati dalle linee guida di ANAC. La norma stabilisce che nell'ipotesi in cui l'organico dell'ente presenti delle carenze che siano state accertate o che nell'organico non sia compreso nessun soggetto che abbia la professionalità necessaria, la stazione appaltante può individuare quale RUP anche un dipendente che non sia in possesso dei requisiti richiesti. Questo però non vale nel caso dei servizi, nel caso di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per le quali si applica invece l'articolo 31. Infatti, come sapete, per i servizi, i lavori e per i servizi di ingegneria e di architettura, il requisito di professionalità è stabilito direttamente dall'articolo 31, il RUP deve essere un tecnico, e nell'ipotesi in cui questa figura non sia presente all'interno della struttura organizzativa che normalmente è preposta alla gestione dei lavori pubblici, delle opere pubbliche, le competenze possono essere attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Sul punto, ma ci torneremo a breve, tra l'altro le linee guida di ANAC hanno un inciampo di tipo letterale, nel senso che l'articolo 31 parla di lavori e servizi attinenti lavori e servizi di ingegneria e di architettura. L'ANAC ha interpretato non le due cose, come dire, separatamente, lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ma come lavori e servizi di ingegneria e di architettura, nel senso che anche i lavori devono essere di ingegneria e di architettura, con questo sollevando tra l'altro un paio di polemiche, perché nella letteratura non esiste i lavori di ingegneria e di architettura, esistono i lavori edili, esistono altre classificazioni. Quindi, nonostante le linee guida dell'articolo 31 parlino di lavori e servizi di ingegneria e di architettura come se fossero un'unica categoria, dobbiamo interpretarla nel senso lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. Quindi lavori e a parte servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. Nell'ipotesi in cui ovviamente il soggetto che viene individuato come RUP non abbia i requisiti di professionalità, e parliamo di titolo di studio ed esperienza lavorativa che tra poco andremo a vedere e che sono individuati dalle linee guida di ANAC, e quindi difetti di competenza in relazione agli aspetti per i quali il RUP deve presidiare le procedure di gara, e quindi l'aspetto amministrativo, l'aspetto tecnico, l'aspetto economico-finanziario, perché il RUP veramente, secondo la visione che ha l'articolo 31,
oltre a portare la croce, deve essere anche onnisciente, cioè deve conoscere di ognuno degli aspetti che il procedimento complesso di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione dei lavori prevede. In questo caso il RUP può essere sostenuto da professionalità specifiche che di regola dovrebbero essere rinvenute all'interno della stessa amministrazione attraverso la costituzione di specifiche strutture di supporto del RUP. Quindi il RUP tecnico dovrebbe avere a disposizione il ragioniere nell'ipotesi in cui ci siano da valutare implicazioni di carattere economico-finanziario, dovrebbe avere a sostegno il dipendente amministrativo, l'ufficio legale nell'ipotesi in cui ci sia per la parte relativa all'affidamento e via dicendo. Nell'ipotesi in cui però nemmeno l'organico dell'ente presenti delle strutture, presenti professionalità che possano fungere da struttura di supporto, e allora è possibile affidare all'esterno gli incarichi di supporto applicando le norme che disciplinano l'affidamento dei servizi. Quindi sostanzialmente nell'ipotesi in cui l'incarico di supporto sia affidato a soggetti esterni fino a 40.000 euro di importo, l'individuazione può essere diretta, l'affidamento diretto, da 40.000 a 229.000 euro l'affidamento è con le procedure negoziate, come andremo a vedere si svolgono poi esaminando le linee guida numero 4, e nell'ipotesi in cui invece fossero di importo superiore attraverso le procedure ordinarie. La condizione però è che i professionisti esterni, le società esterne, insomma la struttura esterna che seleziono attraverso le procedure concorsuali o attraverso l'affidamento diretto, sia poi dotata di idonee assicurazioni professionali nell'ipotesi in cui ovviamente il supporto non fosse stato adeguato e si generasse una ragione di responsabilità o di danno nei confronti dei terzi e nei confronti della stessa stazione appaltante. Il RUP deve essere anche adeguatamente formato, questo è un obbligo che il codice dei contratti e le linee guida di ANAC pongono in carico alle amministrazioni di appartenenza. Il RUP già di suo deve avere un'esperienza professionale in relazione, che deve essere valutata in relazione alla complessità, alla natura e all'intervento che gli si affida, e che può essere maturata o alle dipendenze delle stazioni appaltanti, avendo svolto il ruolo del RUP, o comunque avendo svolto mansioni nell'ambito tecnico-amministrativo, quindi parliamo pur sempre di attività di programmazione, di progettazione, di affidamento di lavori o di esecuzione, cioè il avere svolto le funzioni ad esempio di progettista, di direttore dei lavori, di progetti complessi, costruisce l'esperienza professionale necessaria per svolgere le funzioni del RUP. Oppure possono essere svolte anche all'esterno, nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza a favore di imprese che abbiano operato, che operino nell'ambito dei lavori pubblici e privati, perché le linee guida vogliono, il codice vuole, è che ovviamente il RUP abbia un'esperienza specifica e concreta maturata nel settore merceologico o nell'ambito quale può essere quello delle costruzioni a cui si riferisce il lavoro che deve essere diretto. Il RUP poi è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurata alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Il codice all'articolo 31 e le linee guida confermano, non possono fare diversamente questa indicazione, stabiliscono che nell'ipotesi in cui l'appalto sia particolarmente complesso, mi riferisco per esempio a tutte le ipotesi di partenariato pubblico-privato, quindi locazione finanziaria, project financing, le concessioni di costruzione e gestione e via dicendo, che per definizione involgono valutazioni e competenze anche di carattere economico-finanziario, e allora è prescritto, questa norma non è ancora in vigore in termini assoluti, però che il RUP sia formato anche con, abbia un'adeguata formazione in materia di project management. Come abbiamo visto, poi invece per quanto riguarda i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico,
che abbia anche l'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, ma non so quando ricorre a questo caso, vi devo dire la verità, o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale. Quindi nell'ipotesi in cui si impieghi un geometra, un perito edile, un perito industriale, eccetera, eccetera, pare che l'abilitazione non sia necessaria. Riassumendo quindi, l'esperienza del RUP, la competenza professionale del RUP ha bisogno di due elementi. Uno che riguarda il titolo di studio che deve essere di regola di natura tecnica, diploma di istruzione secondaria o laurea triennale, magistrale o specialistica, e poi l'anzianità di servizio, che deve essere maturata nell'ambito della programmazione, della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione di appalti e di concessioni. Questi due requisiti, titolo di studio e anzianità di servizio maturata, come andremo a vedere con due esempi che faremo a breve, sono graduati diversamente in relazione all'importo, alla natura dell'appalto e alla sua complessità. Facciamo un caso. Io penso, la studiamo per certi versi assieme, nel senso che questa parte è stata tra l'altro ristrutturata in maniera significativa con la riedizione di fine anno a seguito dell'entrata in vigore del codice correttivo. Per gli importi inferiori a 150.000 euro, il RUP deve essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale. E fa l'esempio di diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti a quelli precedenti. Al possesso del titolo di studio deve aggiungersi l'anzianità di servizio ed esperienza da almeno 3 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Ho segnalato il rosso affidamento perché l'unica delle 4 ipotesi per le quali è consentito al RUP di dimostrare l'esperienza maturata solo in una fase del procedimento complessivo è quella fino a 150.000 euro, perché come vedremo per le soglie superiori invece l'esperienza deve essere maturata nella programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. In maniera coerente e con una, secondo me, prescrizione che dal punto di vista, come dire, della conformità alla legge dovrebbe essere valutata, perché secondo me non è preter legem, ma addirittura è contra legem, nell'ipotesi in cui si tratti di lavori e di servizi di ingegneria e di architettura, si ammette che il ruolo di RUP possa essere affidato ad un dirigente o un dipendente amministrativo in questa soglia di valore. Vedo degli sguardi, così è. La leggiamo assieme, quindi stamattina facciamo veramente lezioni come se fossimo al liceo, qua nel corso di studio quinquennale, in maniera tale che insomma la lezione deve essere proficua per arrivare a fine giornata a dire ho degli strumenti per leggerla, va bene? Spero che serva almeno a questo. Ovviamente supponendo l'ANAC che qualora le funzioni responsabili dell'unico del procedimento che si estendono alla fase di programmazione, di progettazione e di esecuzione, il dirigente amministrativo o il dipendente amministrativo possano non essere adeguatamente formati in termini esperienziali, di esperienza, in questo caso dice valuta se sia necessaria una struttura tecnica di supporto ai sensi dell'articolo 31,11, perché in effetti ci sta. Vi faccio analizziamo solo 2 soglie di valore, perché altrimenti diventerebbe veramente pesante l'illustrazione. Per gli importi invece pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, quindi parliamo per appalti di importi di lavori, servizi e forniture superiori a questo è per quanto riguarda gli appalti di lavori, per la verità, quindi parliamo di 5.300.000 euro, se non ricordo male. Il RUP che titolo di studio deve avere? Deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nella materia oggetto dell'intervento da affidare, e esemplifica architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, deve essere anche abilitato all'esercizio della professione e deve accumulare un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito, come vedete qui
si ritorna all'intero procedimento nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione di appalti e concessione di lavori, laddove invece, come abbiamo visto, nella soglia fino a 150.000 euro era consentito che l'esperienza fosse maturata solo nella materia dell'affidamento, quindi nella fase della procedura che va dall'inizio della gara d'appalto alla stipulazione del contratto, per intenderci. Per appalti complessi abbiamo detto che il RUP dovrà procedere anche adeguata formazione in maniera di project management. Qui la predisposizione è stata un po' alleggerita, nel senso che è sufficiente la frequentazione di corsi, non esistendo, perché la frequentazione, come il conseguimento di esperienza di titolo in questo senso, obbligava alla formazione di corsi di rilevanza post-universitaria. Le linee guida di ANAC dicono che è sufficiente frequentare dei corsi che comunque diano adeguata formazione da questo punto di vista. Facciamo una breve sintesi su quelle che sono le competenze del RUP nelle varie fasi. L'elencazione completa prende 4-5 pagine, non so, forse qualcosa di più, minuta, e viene fatta nelle linee guida a cui, ovviamente, alla cui lettura vi rinvio. Il RUP ha una funzione importante già nella fase della programmazione, perché deve fornire al dirigente, alla struttura che dovrà redigere il piano e quindi fare una selezione e una prima bozza dei bisogni, dovrà fornire tutte le informazioni utili che sono appunto utili e necessarie alla redazione del piano stesso, con riferimento ovviamente agli interventi per i quali è stato nominato, per i quali è stato individuato, perché poi la nomina dovrebbe essere coeva all'adozione dello strumento di pianificazione, se abbiamo visto. Ovviamente la stessa responsabilità, lo stesso ruolo il RUP assume, essendo, come sapete, il piano triennale dei lavori pubblici e il piano annuale biennale degli acquisti delle forniture sono strumenti dinamici che sono soggetti all'aggiornamento annuale. Ogni qualvolta deve essere effettuato un aggiornamento sia per quanto riguarda le priorità sia per quanto riguarda i flussi finanziari appunto regolati dal piano stesso. In linea generale possiamo dire che il RUP, dicevo, è onnisciente in termini giuridici, diciamo, si può dire che è un organo a competenza generale e residuale. Questo lo si ricava dalla legge 241, secondo cui il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione previsti dal codice, che non siano specificamente attribuite ad altri soggetti. Quindi, sostanzialmente, leggiamo il codice, leggiamo le linee guida di ANAC, tutte quelle che sono state emanate, togliamo le funzioni che vengono attribuite a soggetti che non sono il RUP, tutto il resto, anche se non è espressamente attribuito a lui, è ricondotto alla sua responsabilità. Questo vuol dire l'articolo 31 in questa parte. Responsabilità, per carità, gravosissima, come giustamente diceva il dottor De Zotti, ma tanto è. Nella fase dell'affidamento, per esempio, al RUP è richiesta un'attività che, soprattutto per quanto riguarda i lavori, considerando che i lavori vengono presidiati da soggetti che hanno una professionalità, un'esperienza di tipo tecnico, e una responsabilità innaturale, che è quella di verificare la regolarità amministrativa delle offerte che vengono presentate nelle gare d'appalto. Da questo punto di vista le linee guida di ANAC però pongono un principio che è chiarissimo: la responsabilità di questa operazione è in capo al RUP, che può farla se vuole direttamente, oppure i regolamenti delle singole amministrazioni possono prevedere che venga costituita una commissione ad hoc, un seggio di gara che presiede alle attività, che procede alle attività di verifica della regolarità amministrativa delle offerte che sono state presentate, con l'avvertenza che comunque il RUP è in definitiva responsabile delle operazioni, perché a lui è attribuito il coordinamento dei lavori del seggio di gara, della commissione costituita ad hoc, e quindi sostanzialmente dei risultati a cui pervengono. L'intervento del RUP nella fase dell'affidamento
ha un altro compito strategico, che è quello, e peraltro ve lo dico, ma lo sapete anche voi perché insomma ci lavoriamo assieme, che è di particolare delicatezza e complessità, quello della verifica dell'anomalia delle offerte. Nelle gare che sono ormai la maggior parte che si svolgono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non c'è gara che non si concluda con la verifica dell'anomalia, soprattutto quando nei bandi, come normalmente prevediamo la riparametrazione finale dei punteggi, la riparametrazione parziale dei punteggi. E su questo punto, a questo punto si pone il problema di chi sia la responsabilità per valutare l'anomalia delle offerte. Le linee guida di ANAC prima della revisione prevedevano che nel caso dell'aggiudicazione col minor prezzo la valutazione dell'anomalia dell'offerta veniva fatta da RUP in condizioni di solitudine. Nell'ipotesi invece in cui nelle procedure invece con l'offerta economicamente più vantaggiosa, le linee guida di ANAC prevedevano che il RUP svolgesse l'attività di valutazione dell'anomalia dell'offerta con il supporto necessario della commissione giudicatrice. Su questo punto era intervenuta parecchia giurisprudenza, il Consiglio di Stato, avevano smentito ANAC dicendo che la legge attribuiva questa funzione al RUP e che quindi il RUP poteva decidere liberamente se valersi o meno della commissione giudicatrice. Insomma, ANAC si è poi dichiarata sconfitta rispetto al Consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Quindi nell'ultima, nella stesura rinnovata delle linee guida, hanno previsto appunto che il RUP può decidere liberamente se valersi del supporto consulenziale a questo punto della commissione giudicatrice. Ovviamente vi dico che conviene valersene, perché la commissione giudicatrice è entrata nel merito della valutazione tecnica dell'offerta, ne conosce le caratteristiche, quindi può sollevare il RUP dall'incombenza di rileggere tutte le offerte da un punto di vista tecnico. Altra questione dibattuta, che ha provocato una produzione giurisprudenziale imponente, che è quella del rapporto tra il RUP e la commissione di gara. E il problema è questo: l'articolo 77 conferma che i commissari, qui c'è stata una modifica introdotta dal correttivo, una modifica importante, indotta soprattutto dalla posizione che aveva assunto ANAC e indotta dalla giurisprudenza ondivaga che si era creata prima dell'introduzione del correttivo. Il testo dell'articolo 77 stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione, incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Quando è entrata in vigore il codice dei contratti, poiché la formulazione era diversa rispetto a quella contenuta nel 163, che se non ricordo male era che i commissari diversi dal presidente non potevano aver svolto incarichi tecnico-amministrativi, non potevano aver assunto atti di natura tecnico-amministrativa nel corso del procedimento, e quindi sulla base dell'interpretazione del codice precedente si consentiva a RUP di far parte della commissione di gara in qualità di presidente, perché per il presidente non si poneva la situazione di incompatibilità. La modifica che invece era stata introdotta col codice del 2016, aveva indotto ANAC, però vi devo dire la verità, secondo me giustamente, a ritenere che il responsabile unico del procedimento non potesse far parte della commissione, perché il nuovo codice aveva eliminato nella norma l'inciso i commissari, i componenti della commissione, virgola, diversi dal presidente, virgola. Quindi tutti i commissari diventavano incompatibili. Il Consiglio di Stato non ha però gradito l'interpretazione di ANAC, ha detto no, non è così, perché il discrimen non è legato al fatto che il RUP svolga delle funzioni che determinano un'ingerenza nel procedimento, ma la qualità di questa ingerenza. Cioè,
Quello che bisogna stabilire è se il RUP abbia o meno assunto degli atti di natura essenzialmente decisoria che vincolano la commissione nel giudizio che poi esprimerà sulle offerte. Cioè il RUP non deve avere compiuto atti che condizionano i lavori della commissione e quindi nel momento in cui non hanno adottato atti di questo genere la sua presenza nella commissione è possibile. Il Consiglio di Stato su questa posizione è stato irremovibile al punto che nella riforma del codice introdotta col correttivo la norma è stata modificata in questo modo: la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura, il che potrebbe sembrare in effetti un passo avanti, lo è fino a un certo punto. Vi renderò conto di quanti ricorsi mi sono stati successivamente anche all'entrata in vigore del codice, perché ovviamente come dipendenti, come funzionari, come operatori della materia assumiamo delle decisioni esercitando discrezionalità e quindi valutando sulla base della nostra sensibilità se sussistano casi di incompatibilità o meno. Poi succede che la valutazione definitiva di come abbiamo esercitato questa funzione la fa il soggetto che oggi è assente, cioè ci troviamo comunque di fronte ad un'ulteriore istanza rispetto alla nostra che valuta come noi abbiamo esercitato il potere discrezionale per risolvere la questione. Ed infatti però lo vediamo dopo, vi volevo poi citare un paio di sentenze su come hanno deciso. Passiamo invece alla fase dell'esecuzione. Nella fase dell'esecuzione il RUP, anche qui in forza di questa onniscienza presunta che gli attribuisce l'articolo 31, deve garantire assieme al direttore dei lavori, anzi valendosi del direttore dei lavori, il controllo di qualità dell'esecuzione, quindi deve garantire che l'opera venga realizzata, il lavoro, il servizio, la fornitura vengano realizzati secondo la qualità sperata, prevista dal capitolato e che sia presidiato anche, che siano presidiati i due aspetti per i quali il codice dei contratti, il vecchio e il nuovo per la verità, ma il nuovo, dà particolare rilevanza, che è quello del valore della sicurezza dell'integrità fisica dei lavoratori. Una norma specifica, poi le linee guida di ANAC danno per gli appalti di particolare complessità, per esempio dispositivi medici, dispositivi antincendio ed in particolare per quello che riguarda tutti noi, gli acquisti delle forniture dei servizi informatici. E sappiamo che lì già solo lo slang utilizzato, che è essenzialmente di derivazione anglosassone, a volte pone qualunque dipendente amministrativo che non abbia conoscenza della materia in gravi difficoltà a dialogare con gli operatori economici che questo settore esprime. Non so se a qualche collega è capitato mai di parlare con un ingegnere informatico, a volte si ha la percezione che utilizzano una lingua che consenta di comunicare solo tra di loro. Allora, questa difficoltà in qualche modo ANAC la considera e dice che il RUP dovrebbe avere un titolo di studio che è pertinente all'oggetto dell'affidamento. Quindi, teoricamente, nell'ipotesi in cui dovessimo affidare dei servizi o delle forniture di carattere informatico, dovrebbe esserci il laureato in ingegneria informatica, che pura fantasia, astrazione, il perito informatico, il perito elettrotecnico e via dicendo. Ultima parte delle linee guida di ANAC. Articolo 31 dice all'ANAC devi individuare, cosa che prima faceva il regolamento, se vi ricordate, il compianto DPR 207-2010, dico compianto perché almeno era strutturato con la tecnica legislativa della normazione primaria, quindi tu avevi un articolo, dei commi
che leggevi, magari talora con difficoltà interpretative, ma che avevano una struttura che era certa, fattispecie chiare, invece ora devi andare molto spesso, cosa che lamentava anche il dottor De Zotti, ma con cui non ci troviamo a confronto ogni giorno, a derivare la prescrizione da una serie di elucubrazioni, nelle quali viene usato il congiuntivo, il condizionale, il sembrerebbe, il parrebbe, forse sì, forse no. Questo è il discorso, per questo mi parlavo di compianto. Comunque, qui hanno utilizzato delle indicazioni precettive che sono chiare, hanno in linea generale fissato l'incompatibilità con un limite che pare anche ragionevole di valore, che è il 1,5 milioni di euro. Ovviamente, quindi, al di sopra del 1,5 milioni di euro, il RUP non può essere progettista e direttore dei lavori, ma ognuno fa il suo. E la stessa cosa succede per gli appalti di importo inferiore, quando siano complessi, quando siano cosiddetti progetti integrali, per intenderci, o quando abbiano particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico. Quindi, in questi casi, anche se l'importo è inferiore ad 1,5 milioni di euro, che ne so, l'intervento sul recupero conservativo di Villa Olmo, che per definizione è un intervento che compone diversi aspetti, dal restauro degli affreschi al restauro dei pavimenti al restauro delle facciate, eccetera eccetera, è sicuramente sotto il profilo architettonico, storico-artistico e conservativo un progetto complesso, e come tale, indipendentemente dal fatto che sia inferiore o superiore a 1,5 milioni di euro, comporta l'applicazione della condizione di incompatibilità. Anche per i servizi e le forniture sono state fissate delle regole diverse, perché quella che abbiamo letto prima valeva per i lavori, l'importo è stato ridotto da 1,5 milioni di euro a 500.000 euro, ma vengono mantenuti i casi nei quali la complessità della fornitura del servizio, oppure la presenza di un contenuto tecnologico particolare, comporta appunto anche in questo caso l'applicazione del principio di incompatibilità delle funzioni. Io volevo, non è previsto nelle linee guida di ANAC e non volevo fare del terrorismo psicologico di basso livello, però siccome sulle questioni legate alla responsabilità del RUP ci sono tante leggende metropolitane, in termini talora, come dire, di aggravio della responsabilità o viceversa di alleggerimento eccessivo, volevo darvi dei principi, sostanzialmente citarvi qualche sentenza che soprattutto la Corte dei Conti ha in tempi anche non recenti emanato. Innanzitutto il RUP incorre in tre forme di responsabilità che sono quelle tipiche del dipendente pubblico: la responsabilità civile per i danni che deriviamo a terzi dall'esercizio delle attività, sia che siano di natura provvedimentale, sia che siano di natura comportamentale, per così dire, e in applicazione dell'articolo 2043 del Codice Civile, queste ci obbligano a risarcire il danno nel momento in cui il comportamento è doloso o colposo. La responsabilità penale, che è personale e che quindi con il RUP, per esempio, come abbiamo visto, qualificato come pubblico ufficiale, risponde per una determinata tipologia di reati, quelli dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per le quali la qualifica di pubblico ufficiale è condizione necessaria. Ed infine la parte forse più dolorosa dal punto di vista del portafoglio, dal punto di vista economico, è quello della responsabilità amministrativa, che è la responsabilità in cui il dipendente pubblico incorre per danno erariale. Mentre la responsabilità è penale di solito è dolosa, come sapete, stiamo facendo un po' di ripasso di concetti generali del diritto. La responsabilità civile è dolosa e colposa indifferentemente, ma della colpa si risponde per ogni tipologia, quindi io dal punto di vista civile rispondo per colpa lieve, per colpa ordinaria, per colpa grave. A tutela nostra, invece, per la responsabilità amministrativa, come sapete, si risponde solo per colpa grave o per dolo. Quando è identificabile la colpa grave? Questo dovrebbe, la lettura di questa sentenza, vi faccio la lettura di questa sentenza per alleggerirvi un po'
cioè nel senso che la giurisprudenza ormai, soprattutto quella della Corte dei Conti, che ovviamente è, ha giurisdizione sul danno erariale, richiede un livello di colpa che rasenta la negligenza assoluta per le condanne. Ad esempio, questa sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti parla di evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che noi riusciamo a ravvisare ex ante rispetto al fatto che poi compiamo produttivo di danno, e che regole che sono riconoscibili in funzione della ricostruzione dei doveri d'ufficio che noi facciamo, e che si concretizzano qualora non ci siano ovviamente oggettive o di eccezionali difficoltà nell'inosservanza di quel minimo di diligenza imposto dalle circostanze del caso concreto, ovvero in una evidente imperizia, una irrazionale imprudenza. Io per esempio, se voi, tanto circola su internet quindi la trovate facilmente, per esempio vi consiglierei di leggere, perché è una sentenza importante da questo punto di vista, la sentenza resa dalla Corte dei Conti di Milano sul caso delle paratie che riguardava l'ingegner Ferro e l'ingegner Viola. Ripeto, è una sentenza importante perché al di là dei concetti giuridici che esprime, che sono sostanzialmente applicazione di questa sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione, della sezione riunita della Corte dei Conti, è una sentenza apprezzabile anche da un punto di vista etico, perché è una delle poche sentenze in cui, che personalmente ho letto con attenzione perché erano coinvolte delle persone che conosco, che io conosco e che probabilmente molti di voi conoscono, che ha una caratterizzazione non diffusa, non comune, cioè di giudicare del fatto di un uomo con la visione che di quel fatto ha un altro uomo e non un giudice. Cioè il magistrato che ha steso quella sentenza si è creato nella condizione in cui avevano operato quei due soggetti, ma poteva essere Matteo Accardi, poteva essere Elena Bello, in un momento nel quale erano talmente tante le pressioni e le pulsioni esterne da rendere possibile necessitata solo quella soluzione, che era la soluzione comunque di portare a compimento il progetto per evitare che il danno, nell'ipotesi di abbandono della realizzazione dell'opera, il danno per la collettività si aggravasse ulteriormente. E vi posso dire che è una prospettiva che non sempre i giudici coltivano, perché di solito il magistrato che si pone all'esterno del fatto giudica del fatto in maniera ideale, concettuale. Però vi ripeto, siccome basta digitare su Google, insomma, su uno dei motori di ricerca, la sentenza, vi indurrei a leggerla perché è ben scritta e perché applica a un caso concreto che tutti noi conosciamo questo principio, che vi serve anche a gestire la funzione di RUP con maggiore serenità. Per esempio, la nozione di colpa grave comprende gli errori che non sono scusabili per la loro grossolanità, ecco. Le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento di preparazione che un'altra professione richiede o che la reputazione del professionista dà motivo di ritenere esistenti, la temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità o disinteresse per i beni primari, per cui io da dipendente pubblico mi trovo di fronte a progettare un'opera che posso anche ritenere, come dire, in qualche, che dovrei ritenere lesiva per i bisogni della collettività, e dico, ma sì, facciamo lo stesso, tanto sperimentiamo. Come capite, il concetto di colpa grave è veramente limitato a situazioni nei quali il nostro comportamento non può essere più riferito all'amministrazione d'appartenenza, perché si configura come un comportamento di tipo egoistico che spezza il nesso di causalità, che spezza il nesso organico con l'amministrazione a cui apparteniamo. Ah, questa per esempio ve la segnalavo perché è un caso recente e per certi versi è interessante perché si lega a quella funzione che per i RUP tecnici è, come vi dicevo, innaturale, che è quella, dovrebbe essere innaturale, che è quella di valutare la regolarità amministrativa delle offerte.
Qui che cosa era successo nella sentenza che, che leggiamo assieme? Era successo che il RUP, che aveva anche svolto le funzioni di presidente di gara, aveva ammesso alla gara d'appalto si trattava di una gara d'appalto per servizi, aveva ammesso un operatore economico che aveva documentato come servizi analoghi, servizi risalenti a 10 anni prima, quando il bando pacificamente prevedeva, perché non poteva prevedere diversamente, voi lo sapete, che la qualificazione fosse dimostrata nei 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando. Si dà il caso che l'operatore economico ammesso in violazione di quella prescrizione del bando fosse risultato anche aggiudicatario. L'operatore economico secondo in graduatoria ha impugnato il ricorso, il TAR ha annullato ed in questo caso il sindaco, o no, forse il segretario comunale, ha trasmesso la deliberazione, la sentenza del TAR di annullamento alla Corte dei Conti, e la Corte dei Conti ha, all'esito del giudizio di primo grado, confermato che però risulta confermato in appello proprio la settimana scorsa, ha condannato il RUP al pagamento delle spese legali e processuali generate dal giudizio del TAR. Altre ipotesi, per esempio, di responsabilità affermata, confermata, sono quelle della mancata erronea applicazione delle procedure di aggiudicazione e violazione delle norme sull'evidenza pubblica, con conseguente sua responsabilità per perdita di chance a vantaggio della PA, sarebbe il cosiddetto danno alla concorrenza, cioè ipotesi nelle quali io certamente l'obbligo di avviare la gara, perché ad esempio si tratta di forniture o di servizi di importo superiore a 40.000 euro, e invece procedo con l'affidamento diretto. Questa è una violazione così palese, così grossolana delle norme di legge, che costituisce in responsabilità per colpa grave il RUP. La mancata indizione della gara, l'espletamento della procedura negoziata in assenza dei presupposti che legittimano la procedura. I casi, per esempio, più eclatanti sono quelli dell'attestazione dell'urgenza che determina l'indizione la scelta della procedura negoziata, quando l'urgenza è indotta dalla stessa pubblica amministrazione, cioè io arrivo alla scadenza del contratto e poi dico che non posso fare la gara perché il contratto è di imminente scadenza e sussiste l'urgenza. Ovviamente l'abbiamo determinata noi l'urgenza. Ma vi dico delle cose che magari conoscete già, era per completare l'argomento. Altra questione che però in qualche modo, come dire, dovrebbe essere rivista alla luce dell'indirizzo che il nuovo codice ha e di cui parlava stamattina il dottor De Zotti, che è quello di favorire l'accesso al mercato degli appalti delle piccole e medie imprese, è quello del, invece ora il codice induce, laddove possibile, affezionare in lotti minori gli appalti. Il codice del 163, come sapete, andava in una direzione diversa. Il peggior crimine era quello del frazionamento artificioso degli appalti, uno dei peggiori crimini ipotizzati dal codice, perché questo significava sostanzialmente frazionarli per eludere l'evidenza pubblica o per eludere l'applicazione della normativa comunitaria. Nella fase dell'esecuzione, abbiamo completato l'argomento, per esempio ipotesi che sono state considerate, queste sono tratte tutte da sentenza della Corte dei Conti, configuranti responsabilità sono la mancata o ritardata consegna dei lavori dell'impresa esecutrice perché non c'era la disponibilità delle aree, questa è tipica. L'omessa verifica della sussistenza delle condizioni previste per le varianti in corso d'opera, qui richiama ovviamente il regolamento del 2010, ma questo vale in termini uguali oggi, oppure le varianti derivanti da errore progettuale quando il RUP sia stato tale anche nella fase della progettazione. E qui ovviamente integro un caso di corresponsabilità ai fini del danno erariale tra progettista e RUP. Volevo solamente
proposito dell'incompatibilità del RUP con le funzioni di presidente della commissione di gara, ripeto, l'introduzione della modifica all'articolo 77 era stata fatta nella prospettiva di rendere certa la norma. Secondo voi ci sono riusciti? Tant'è vero che tutte le sentenze che vedete sono successive, quindi significa, e si riferiscono all'articolo 77, quindi vuol dire che comunque in sostanza come vedete la parte evidenziata in giallo, il discrimen che determina l'incompatibilità è l'assunzione degli atti a contenuto decisorio, cioè se il RUP ha svolto questa funzione ingerendosi sul procedimento ma non assumendo atti che hanno determinato per esempio i criteri qualitativi per la valutazione delle offerte, l'incompatibilità non si determina. Nell'ipotesi invece in cui questa situazione si sia verificata, cioè il RUP abbia adottato atti a contenuto decisorio, invece l'incompatibilità si verifica. Per esempio, leggiamo assieme la parte segnata in giallo, l'aver approvato gli atti di gara, e quindi parliamo di capitolato speciale d'appalto, parliamo di schema di contratto, parliamo di disciplinare di gara in cui per esempio è contenuta la griglia dei criteri di valutazione che portano all'attribuzione dei punteggi. Non costituisce un'operazione di natura meramente formale, ma implica necessariamente un'analisi degli stessi, una positiva valutazione e attraverso la formalizzazione una piena condivisione. Ne deriva che l'approvazione degli atti di gara integra proprio una funzione e un carico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, il cui svolgimento è precluso ai componenti della commissione giudicatrice, aggiungo io quindi anche al RUP, perché ovviamente qui si parlava del RUP. Questo è il TAR Brescia, ma richiama TAR Lecce, ma è lo stesso il TAR Venezia, che però dice la assunzione da parte del RUP di atti che abbiano valenza decisoria e che abbiano determinato i contenuti dell'affidamento deve essere provato puntualmente. Infatti dice, va offerta la concreta dimostrazione dell'incompatibilità, ovvero una prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe un'eventuale situazione di incompatibilità con riferimento al soggetto di cui si controverte tra i compiti del RUP, non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell'ente che ha indetto la procedura d'appalto. Questa sentenza che poi questo materiale ve lo fornirò tutto, il TAR Catanzaro, anche questa recentissima, conferma lo stesso principio e allo stesso modo questa sentenza del Consiglio di Stato che è antecedente ma che enuclea lo stesso principio, cioè che l'incompatibilità deve essere effettiva e reale, deve essere valutata con riferimento agli atti assunti e non potenziale solo con riferimento alla funzione che il RUP assolve rispetto all'intera procedura. TAR Marche, questa sentenza per esempio del 2018, dice non può ritenersi illegittima la composizione della commissione giudicatrice di una gara d'appalto per il solo fatto che il presidente della commissione abbia svolto anche il ruolo del responsabile del procedimento, nel caso in cui non sussistono chiari elementi probatori sull'effettiva esistenza di possibili e concreti condizionamenti del presidente in relazione all'attività di RUP. Infatti, in difetto di precisi elementi di prova sull'esistenza di possibili e concreti condizionamenti del presidente, devono escludersi forme di automatismo nell'individuazione di incompatibilità delle predette funzioni. Detto in un altro modo, il concetto è sempre lo stesso. Il RUP non deve aver assunto atti che abbiano condizionato le regole dell'affidamento. Quindi non deve aver approvato il capitolato speciale d'appalto, per tradurlo in termini concreti, non deve aver approvato il disciplinare di gara, lo schema di contratto, perché quelli sono atti sui quali poi si incardina la valutazione delle offerte. Chi valuta le offerte non deve aver stabilito le regole della valutazione e questo vale per tutti i componenti, RUP compreso.